Salve miei cari, oggi prepareremo un pranzo particolarmente nuovo e delicato. La pasta, in questo caso gli spaghetti, anzi comincio a accendere sotto la fiamma. Spaghetti al sugo di friarielli, eccoli qua, e baccalà. Questo è baccalà, io sto in città. Il resto dei friarielli ovviamente li cucinerò come al solito. Prendiamo questa manciata di friarielli e laviamo. Lavo. Ho lavato i friarielli. Prendo un super spicchio d'aglio. A proposito, ci occorrono anche i pomodorini. Questi sono pomodorini del Pennaro. Pienolo fatti in casa, non da me, eh. Precisiamo, schiaccio l'aglio. Accendo, questo è olio extravergine. Faccio dorare un po' l'aglio, non bruciare, dorare. L'aglio sta dorando. Abbiamo attenzione e cura a non bruciare. Spengo, faccio raffreddare. Ho messo i friarielli all'interno della padella e adesso li cuociamo come si cuociono i friarielli. Facciamo ammollare. Copro. Nel frattempo ce ne andiamo di qua. E vi faccio vedere quello che ho fatto. Abbiamo tagliato a pezzettini piccolini il baccalà. Ho assaggiato, il baccalà non è salato, quindi dopo aggiungerò anche il sale nel sugo. Meglio prima assaggiare se il baccalà è di quello salato ancora, se no vi rovinate il sugo. I friarielli stanno perdendo la loro consistenza. Ho tolto i due spicchi d'aglio che non ci servono più, hanno fatto il loro dovere. Continuiamo a far cuocere i friarellini che sembravano tanti, vero? Invece sono pochi pochi. Aggiungo un po' di sale. Faccio cuocere ancora. Dunque, siamo pronti. Mettiamo il baccalà all'interno. Prendiamo il nostro barattolo di pomodorini. Giriamo. Mettiamo il sale, non molto, un'antichina. Se occorre altro, si aggiungiamo. Copro e facciamo cuocere il baccalà. Vediamo. Ogni tanto gireremo, ovviamente, è inutile che ve lo dico. Gireremo e vedremo se è cotto, il tempo di cottura, di quanto sarà. Nel mentre il sugo è quasi pronto, verso la pasta nell'acqua già salata. Dovremo saltare il tutto nella padellina. Attendiamo la cottura della pasta.
Che profumino, ragazzi, che profumino, ragazzi. A dopo. Non vedo l'ora di assaggiare. Adesso devo, tutti i sapori devono amalgamarsi vicino allo spaghettino. Numero 15 lo spaghetto, ragazzi. Ovviamente il baccalà lo dovete prima spinare, dovete togliere piano piano con una pinzetta da cucina le spine, altrimenti non penso che vi divertirete molto. Pagliaccio, se tu ridi e lui si sprigiona, si è seccato tutto. Ok, possiamo andare. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Eccolo qua il nostro piatto. Vado con un leggero, un piccolo assaggio, tanto per prima che si fredda tutto, avete capito? Questo in poche parole è un primo e un secondo, perché c'è un bel pezzetto di baccalà, i friarielli. Presto, correte a comprare gli ingredienti, fatelo anche voi e poi ditemi se non è una specialità. Ciao!